Rivisita dei concetti che sono diventati patrimonio, sembrerebbero patrimonio esclusivo della destra in una chiave di sinistra, cioè è come se fosse un sovranismo di sinistra, non si offende se lo dico? No, però preciso. È una sintesi estrema, dice lei. È una sintesi estrema che tanti vostri colleghi utilizzano e che provo a precisare, nel senso che il nostro manifesto è per la sovranità costituzionale, e sovranità è un termine che, come sapete, è nell'articolo 1 della nostra Costituzione. La nostra Repubblica dà la sovranità al popolo, quindi noi vorremmo ripartire dalla sovranità che sta nella Costituzione, quindi la sovranità che fa riferimento a una patria che è una patria inclusiva, che è una patria fondata inclusiva sul lavoro. Però attenzione, perché voglio anticipare, per quanto riguarda poi i nuovi arrivi, pur da sinistra, lo ricordiamo, insomma, Stefano Fassina faceva parte del governo Renzi, era... Letta. Me ne sono andato. Governo Letta, pardon, viceministro all'economia, e quindi sicuramente uomo di sinistra, però si dice che non è obbligatorio accogliere, qua ho letto qua, me lo smentisca, non è obbligatorio accogliere proprio tutti quelli che arrivano, cioè che sono opposti estremismi, sia quello di chi vuole rifiutare tutti, sia quello di chi invece li vuole accogliere tutti, quindi c'è comunque una via di mezzo. C'è una via di mezzo fondata sulla ragionevolezza, perché ovviamente l'accoglienza è sacrosanta, dopodiché bisogna tener conto delle condizioni economiche e sociali del paese che accoglie, perché oltre ad accogliere bisogna integrare. Noi diciamo che bisogna arrivare a un'integrazione piena, fino allo ius soli, ma per fare integrazione bene devi avere la possibilità di farlo. E allora la sinistra non deve rassegnarsi al fatto che una persona, per poter sopravvivere, deve lasciare il proprio paese. Noi veniamo da una tradizione internazionalista che riconosceva la giustizia sociale e quindi anche il diritto a non emigrare. Invece oggi c'è una sinistra che si rassegna al fatto che decine e decine di milioni di esseri umani, per poter sopravvivere, devono emigrare. Noi vorremmo rimuovere, aggredire le cause che portano l'emersione a emigrare. Tra le cause c'è anche il neocolonialismo, anche se qualcuno si scandalizza, che è un'interpretazione da sinistra di quello che succede in tante parti del mondo. Ecco, allora la risposta non può essere quella di una apertura indiscriminata, perché questo non è praticabile. Abbiamo bisogno, anche perché genera degli effetti come dire, poi negativi, sia su coloro che arrivano sia su coloro che si trovano nel paese in cui stanno, sul piano dell'occupazione, sul piano dei diritti sociali fondamentali. E questo è quello che dice Jeremy Corbyn nel Regno Unito, è quello che dice Sanders negli Stati Uniti, cioè un'interpretazione ragionevole. È quello che dice Papa Francesco, che quando parla di accoglienza associa sempre la virtù teologale della prudenza, e cioè la capacità di riconoscere le conseguenze dell'atto che compi. Quindi a nostro avviso è profondamente di sinistra aggredire le cause delle migrazioni e riconoscere il diritto ai popoli a non emigrare. Oh, che poi non è che la sinistra, soprattutto nel precedente governo, abbia detto molto di diverso rispetto a quello che sta dicendo, ma forse non si è preoccupata sufficientemente di aggredire le cause. Però, come dicevamo prima di andare in onda, questo è un processo lungo, no? Certo. E forse anche estremamente audace. Però lei ha sentito l'esigenza di mettere mano a questo manifesto, che si occupa anche di questo aspetto, ma immagino ne indaghi anche altri. Evidentemente degli elementi sono mancati in questo periodo, e la sinistra non è stata più identificata come luogo nel quale l'uomo si ritrova, no? L'uomo sociale. Sì, la questione fondamentale, non a caso usciamo adesso perché è avviata la campagna elettorale delle elezioni europee, nonostante noi non faremo una lista, non faremo l'ennesima listarella che punta a qualche punto percentuale. Noi vorremmo provare a condizionare la discussione. L'Unione Europea non funziona, l'Eurozona non funziona, genera sofferenza sociale che poi viene intercettata dai nazionalisti. Noi anche là dobbiamo rimuovere le cause. Continuare a raccontare che facciamo gli Stati Uniti d'Europa
è una favola che lascia le cose come stanno e condanna allo sfruttamento la stragrande maggioranza dei lavoratori, che poi ovviamente cercano altri interlocutori se la sinistra li abbandona. Insomma, io sono rimasto, penso anche lei, molto colpito da un'obiezione che è stata fatta recentemente al reddito di cittadinanza da parte della Confindustria, se non sbaglio, no? Che diceva, però... che senso ha dare 780 euro, questo è il limite massimo, a chi non lavora quando la paga mediana di ingresso nel mondo del lavoro di un neolaureato è di 830 euro al mese? Allora, io l'ho trovato un discorso veramente farneticante quasi, perché invece di dire vabbè, prendono troppo poco i neolaureati che entrano nel mondo del lavoro, bisogna alzare i salari perché ha un effetto anche sull'economia generale, sulla domanda interna eccetera eccetera, dice no, sennò qua insomma, non c'è 50... non troviamo più il laureato che viene a lavorare a 800 euro. A 830 euro, per 50 euro me ne rimango a casa. È un'obiezione pazzesca. È questa. Un'obiezione che è segno dei tempi, per cui il lavoro deve costare poco, deve essere usa e getta, deve essere completamente flessibile, quindi se introduco un reddito che poi appunto arriva a 780 euro nel migliore dei casi, di cui certo. 280 sono per l'affitto, quindi il reddito è in realtà al massimo 500 euro. La Confindustria si preoccupa di non poter più sfruttare a sufficienza i lavoratori. Ecco, noi proponiamo invece di migliorare le condizioni delle nostre imprese per fare in modo che i lavoratori possano essere pagati decentemente, perché è evidente che così non si va da nessuna parte. Questo però è un discorso che sentiamo spesso fare, no? Da tutte le parti politiche, perché dire vogliamo migliorare insomma lo stato delle imprese e ovviamente automaticamente migliorare anche la condizione dei lavoratori, non si riesce a trovare però la formula pragmatica. Cioè, ma io questo le chiedo fondamentalmente, ma si continua, no? Qual è l'applicazione nell'immediato? Perché ribaltare quello che è stato fatto in questi 30 anni, perché si è perseguito quell'obiettivo attraverso quale variabile? Lo sfruttamento e la svalutazione del lavoro, indotta anche dalle condizioni del mercato unico europeo e del funzionamento della moneta unica. Che si è fatto? Si è fatto una sequela di atti per smontare tutti i diritti dei lavoratori. Quello che noi diciamo, e su questo insistiamo, e su questo ripartiamo dalla Costituzione, bisogna fare investimenti, in particolare pubblici, in particolare nel Mezzogiorno, per fare in modo che le persone abbiano lavoro e che migliorino le condizioni anche infrastrutturali in cui si muovono le nostre imprese, perché anche attraverso la politica industriale in questi giorni... Quindi il reddito di cittadinanza non è una risposta? Il reddito di cittadinanza è una risposta parziale e temporanea, e con i colleghi dei 5 Stelle discuto, sebbene io diciamo mi oriento a votare a favore del provvedimento, discuto con loro, perché il problema non è il reddito, il problema è che il lavoro non c'è. Appunto. Il lavoro non c'è, ma questa non è una scusa sufficiente per dire allora continua a morire di fame. Il punto è che tu devi dare i trasferimenti, ma devi anche fare in modo che il lavoro si trova. Noi abbiamo fatto una serie di emendamenti per il lavoro di cittadinanza, cioè leghiamo questi soldi a dei progetti non faraonici, ma dei progetti che fanno i comuni in piccole opere. Quindi io quei soldi te li do, ma tu sei lavori in un progetto del comune, in modo da poter contestualmente fare qualcosa, certo, di utile, e in questo modo incroci la domanda e l'offerta di lavoro. Anche perché, torniamo un attimo, l'Italia è quella che ha in questo ritorno di una fase di stagnazione, se non di recessione, ha i dati macroeconomici peggiori, ma forse un motivo c'è, e il motivo è che il modello che è stato scelto era votato quasi esclusivamente all'esportazione. Infatti il PIL italiano era positivo in termini di export, non certo di domanda interna. Se le paghe d'ingresso sono di 800 euro al mese, te credo, vorrei dire, no? Perché è chiaro che manodopera così conveniente funziona per l'esportazione, ma poi non riesce a comprare niente per se stesso, no? Quindi bisogna cambiare proprio modello
questo, macroeconomico. Questo è uno dei punti del manifesto, la nostra critica all'Unione Europea, al mercato unico, all'Eurozona, esattamente su questo, è un modello tutto basato sulle esportazioni. Quando a un certo punto negli Stati Uniti arriva un signore che dice basta, diciamo, consumi a debito delle famiglie americane per importare beni dall'Europa e metti i dazi, è chiaro che il meccanismo si inceppa. Ora tutta la polemica è schiacciata come se dipendesse tutto dagli ultimi mesi di governo. Sono 20 anni dall'introduzione dell'euro che l'Italia sta un punto in meno della media dell'Eurozona. Quando l'Eurozona cresce, l'Italia cresce un punto in meno. Quando l'Eurozona rallenta, l'Italia continua a essere un punto in meno e va quindi in negativo. Quindi il problema è questo meccanismo, per questo bisogna rilanciare la domanda interna attraverso l'aumento delle retribuzioni, attraverso gli investimenti, quindi bisogna cambiare rotta rispetto all'Europa liberista e il senso del manifesto è questo e su questo vorremmo che si aprisse una discussione invece di queste polemiche insopportabili che quando governo io è colpa tua, quando governi tu è colpa mia o viceversa. Sì. Ovviamente nella speranza che queste discussioni vengano colte, allargate ad una sinistra che evidentemente è inceppata da troppo tempo, no? Perché è lei è da quella parte che si vuol tornare. Noi vorremmo tornare da quella parte, è un lavoro faticoso. Come si scala sta montagna? Ma si scava, guardi, si scava parlando soprattutto a quelli che stanno fuori dal recinto consolidato, perché a me pare che il Partito Democratico ha preso una deriva che sia difficilmente recuperabile e bisogna invece... Zingaretti che si presenta senza il simbolo, no, alle primarie, no, è un segno importante, cioè che se ti metti il simbolo del PD rischi, insomma, no? Rischi l'impopolarità. È un segno, ma appunto bisognerebbe ripartire proprio dalla questione di base. Noi in questo ha fatto molto discutere il fatto che noi recuperiamo l'idea di pace, che non è un termine della destra, una visione della destra. La destra se n'è impossessata, ma la nostra Costituzione all'articolo 52 indica che è sacro dovere di ogni cittadino difendere la patria e come raccontavamo prima i partigiani morivano per la patria. Dipende e gridavano viva l'Italia quando venivano fucilati, insomma. Dipende quale patria, una patria appunto, una patria solidale, una patria fondata sui diritti dei lavoratori, una patria che coopera con le altre patrie, recuperando quindi una dimensione di comunità, perché c'è un bisogno oggi di comunità, c'è una domanda di protezione a cui dobbiamo poter rispondere.